parola di Dio in Matteo 5, 27 e 28. Vogliamo leggere? Amen. È un brano in cui Gesù dice delle cose molto importanti. Matteo 5, 27, 28. Voi avete udito che fu detto agli antichi non commettere adulterio. Amen. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Amen. Questo è qualcosa di molto profondo che Gesù insegna, che se un uomo guarda una donna per desiderarla, è già caduto nell'adulterio con lei. E questo giovane fratello mi domanda, alleluia, biblicamente, questo guardare una donna per desiderarla, dice questo fratello, sta a intendere desiderare una fanciulla fidanzata o sposata, oppure si riferisce anche nel desiderare una donna che è ancora libera? E poi dice, cioè, se una persona prova dei sentimenti puri per una fanciulla, non ancora sposata o fidanzata, è peccato? Domanda questo fratello. Allora, cosa si riferiva Gesù quando diceva se un uomo guarda una donna per desiderarla? Si riferiva solo se quella donna era impegnata, era sposata, fidanzata o anche di una ragazza libera, una donna libera? Fratelli, biblicamente, io credo biblicamente che Gesù parlava di qualsiasi donna. Amen? Perché io che sono un uomo di Dio, oppure tu, fratello, anche se tu non sei sposato, tu non puoi guardare una donna e desiderarla. Anche se quella donna è libera da impegni matrimoniali, non è fidanzata, non è sposata, ma tu non la puoi guardare per desiderare, che già quello è peccato. Un conto, come ha scritto il fratello, avere sentimenti puri, ma chi ha sentimenti puri non la guarda per desiderarla, come fanno gli uomini carnali, che guardano una donna per desiderarla sessualmente e con i loro pensieri se le immaginano nuda o se le immaginano già a letto, a fare delle cose impure. Un uomo o un giovane cristiano, o anche un uomo del mondo, fratelli, che ha un sentimento puro, non desidererà quella donna in un modo carnale, ma la guarderà con occhi puri, la amerà per chi lei è, non solo per il corpo, per il sesso, ma un uomo che ha sentimenti puri desidera, alleluia, quella persona, ma la desidera nel modo giusto, non sessualmente, carnalmente, ma la ama per il suo carattere. Amen? Ama quella persona in un modo puro, in un modo sincero, e non la guarda, non la desidera sessualmente. Perciò qui Gesù parlava in ogni aspetto. Un uomo, fratelli, soprattutto un uomo spirituale, un uomo di Dio, ma vale anche per la donna non può guardare un uomo e desiderarlo, vale anche per le donne. Allora, un uomo di Dio non può guardare una donna per desiderarla, quello è già peccato, adulterio. Anche se la donna non è sposata, tu non la puoi guardare e desiderare sessualmente, perché è peccato ugualmente, è un'impurità, è una concupiscenza, è un desiderio della carne, è una impurità.
anche se la donna non è sposata, è libera, non è fidanzata. Giobbe diceva: io non lascerò che il mio occhio vada su una vergine. Amen. Gloria al Signore. L'uomo di Dio non può fare questo. Anche se tu non sei sposato e la donna che guardi non è sposata né fidanzata, ma tu non la puoi guardare con il desiderio carnale. Amen. È chiaro, fratelli, quello che sto dicendo. Gesù parlava di ogni tipo di donna. Anche se la donna era libera, l'uomo non la può guardare e desiderare, perché è peccato. È un desiderio carnale, sessuale, impuro. Tu, per esempio, se hai un sentimento puro per una ragazza, e quella ragazza è libera, ovviamente, è una donna libera, alleluia, non la moglie di un altro, o è un ragazzo libero, un giovane libero che non ha fidanzata, non ha moglie, tu puoi avere un sentimento puro verso di lui, ma puro. Non lo puoi guardare col desiderio carnale, anche se tu non sei sposata e lui non è sposato. Ma devi avere sempre un desiderio puro, cioè uno sguardo puro, un sentimento puro. Perché se no è peccato. Anche se tu non sei sposata, lui non è sposato, è sempre peccato. Perché è concupiscenza, carnalità, impurità. E questo non è da Dio. Ma se tu vedi quella ragazza, ovviamente che è libera, non è sposata, e tu senti un amore per lei, puro, sincero, un sentimento onesto, allora è diverso. Perché tu non la guarderai con quella libidine, con quella concupiscenza, con quella impurità, perché tu sei puro. Amen. Questo vuole il Signore. Ma se un uomo guarda una donna, che sia libera o sposata o non sposata, e la guarda e la desidera, è peccato in tutti i modi. Amen. Un uomo, se ha un sentimento puro, vedrà quella donna con occhi puri. E una donna che ha sentimenti puri per un uomo lo vedrà con occhi puri. Amen. Non la guarderà in un modo carnale, in un modo sensuale, in un modo di desiderio carnale, impuro, di sesso, ma la vedrà con occhi d'amore sincero. Amen. Ed è possibile, fratelli. Alleluia. Gloria al Signore. Benedetto è il nome di Cristo. Alleluia. Gloria a Gesù. Amen. Benedetto il nome del Signore. Perciò stiamo attenti in che modo guardiamo. Ovviamente sto parlando a quelli che non hanno moglie, perché se tu hai la moglie non puoi guardare le donne in nessun modo. In nessun modo. Amen. Alleluia. Neanche con un sentimento puro tu puoi guardare un'altra donna. Se sei sposato, che Dio sgridi questi spiriti di adulterio. Ah, fratello, io guardo quella donna con un sentimento puro, e sei sposato, quello è peccato. Sei un carnale, sei un adultero. Io che sono sposato non posso guardare una donna in nessun modo. Non posso dire: ah, io la guardo con un sentimento puro, e sei sposato, quello è peccato. Sei un carnale, sei un adultero. Io che sono sposato non posso guardare una donna in nessun modo. Non posso dire: ah, io la guardo con un sentimento puro. No, non devi guardare nessuna donna. Amen. Chi è celibe deve stare attento a come guarda. Gloria a Cristo, che Dio ci aiuti. Amen. Come ha scritto una sorella: beati puri di cuore, perché essi vedranno Dio.